l'avvocato regalerà quel pallone a Giorgio dentro un piccolo sacco di juta. E da quel momento Giorgio uscirà sul ponte tutti i giorni per giocare con il suo pallone nuovo, che in realtà lo salverà dall'aria irrespirabile pestilenziale, dal caldo soffocante, dalle camerate di terza classe. Quel pallone lo tirerà fuori dall'inferno. Così si salverà Giorgio, grazie a un pallone di cuoio, marrone come il cioccolato, cucito a mano, ricevuto in regalo. Non lo sappiamo ancora dove andremo una volta sbarcati. Giorgio sarà adottato, cambierà nome, diventerà Jorge e si ritroverà tanti anni dopo a Letizia, in Colombia, allenatore di una squadra di soldati. E quando l'ultimo pezzetto di lana scivola via dalle dita degli uomini e delle donne sul piroscafo, quei fili volano per qualche attimo, a mezz'aria, sostenuti dal vento. Perché non ci hanno attaccato niente, chiede Benedetta. Sembrano aquiloni senza l'aquilone. Ci hanno attaccato l'anima, amore mio. Volano leggeri quei fili, per qualche secondo. Poi cadono in mare lentamente. Ci sono nati in mezzo, come farebbero a non vederlo? Lo vedono, ma non lo dicono. E d'altronde ci sono già io a dirlo. Ma io sono Quintino, io sono il matto del paese. Allora, il pantano! E loro, bravo Quintino, bravo! Salutaci gli alieni. Gli alieni. Pensano che le mie antenne servono a parlare con gli alieni. Come se una cosa del genere fosse possibile! E ieri non ci si parla. Mi si ascolta. Mi si ascolta e basta. A meno di non avere qualcosa di straordinario da dirgli. Ma che cosa potrei mai dirgli io? Che me ne sto qua a loro. Che se ne stanno lassù. Via da questo pantano, via da questa... A tutti quanti, senza neanche una goccia d'acqua. Ah, Letizia, 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 mammacita Letizia! A me piacciono le città con i nomi di donna. È che mi pare di vederle. Quando una città ha un nome di donna non c'è bisogno di andarci, perché basta il nome. Prendiamo Ginevra. Ginevra è chiaramente una bella signora, con i boccoli biondi, tutta abbottonata, con uno di quei sorrisini di compiacenza che ti fanno dire: ah, oh, guarda che persona cortese, com'è che vorrei spaccarle la faccia con la chiave inglese? E signori, Letizia è inversa, lei è magnetica. Sì, lei ti attrae e ti respinge, lei è bellissima. Oh, ma le piace fare la sciatta, la trasandata. E diventerà la compagnia più potente dell'intero Sud America. Stupidi contadini che avete le terre e non sapete come utilizzarle. Prendiamo tutto. I campi tornano ai legittimi proprietari. Tutto. Tanto questi quattro morti di fame non sanno proprio che farsene di queste terre. Prendiamo anche questo. No, questo no. Ma questo è solo un campo da calcio. No, questo è il nostro campo da calcio. Ma se l'Independiente Sporting non ha mai vinto una partita? Il nostro campo non si tocca. Ma poveracci, a voi i campi dovrebbero servire per sopravvivere, non per giocare. Qui l'unico modo per sopravvivere è giocare a calcio. Qui l'unico modo per sopravvivere è piantare e poi raccogliere. Piantagioni di banane, ecco cosa ci faremo qua giù. Ma questi qui non sanno fare un cross, uno stop. Non ce n'è uno che giochi come Dio comanda. Forse quello lì che fa il capitano e segna sempre. Nel giro di 2 minuti sono diventati i nostri allenatori. E bam! Siamo argentini, noi il calcio lo conosciamo bene. Stornesso salta fuori dal nulla e in un attimo diventa il nostro allenatore. E Jorge? Jorge, il vecchio allenatore ormai porta solo il pallone, che è venuto come lui, d'oltreoceano. Ma cosa ci fa fare al primo allenamento? Ci fa scrivere delle poesie. Dai, le poesie. Ma cosa c'entra? No, le poesie con il calcio. Cosa c'entra? Non so, ci avrà le sue cose. Sì, ma... Scusate, ma era ora. Alla buon'ora, eh. Ma ci va. Comunque, così, Comunque c'è da scrivere una poesia. Ma devono essere in rima? Beh, tutte le poesie sono in rima, no? Beh, sì. Tutte. Sì. Ce l'ho. Abbiamo preso la traversa, ma la partita non è persa.
Se il portiere fa il rinvio, la palla la piglio io. Sono nell'area di rigore e mi prende un grande errore. Di sbagliare dal dischetto dopo il suono del fischietto. Bella, questa è bella. Ma complesso. Sei il portiere della para? Abbiamo perso questa gara. No, 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 allora, questo muscolo mi duole. E la tribuna che ti vuole? La tribuna? La panchina. La panchina. Questo muscolo mi duole e la panchina che ti vuole, no? Vai. No, ragazzi, no. Con le poesie facciamo schifo. Secondo me dovremmo giocare. Già, perché a giocare invece siete dei fenomeni. Infatti facciamo schifo anche a giocare. Perché mi chiamate capitano? È arrivato. Eccolo. Un capitano che qui in mezzo a voi è imbrigliato, bloccato. Non abbiamo neanche la forza di recuperare quel pallone. Un capitano dovrebbe incoraggiare, aiutare. No, non chiamatemi capitano. Non credo di averlo mai meritato quel nome, no? Vi ricordate mercoledì scorso? Ho segnato il più bel gol che Letizia abbia mai visto. E vi ricordate la sfuriata di Ernesto? Ferma tutto! Hai rischiato di mandare il lavoro della squadra per aria.